Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10. Bentrovati al consueto appuntamento con il format CNA Informa. Oggi con noi Fernanda Fulcheri, responsabile dei bandi e dei contributi in CNA Cuneo. Bentrovata. Un cordialissimo saluto a lei e a tutti i radioascoltatori. Dunque, oggi vogliamo parlare del bando del turismo del GAL GVP. Lascio la parola a lei che saprà sicuramente spiegarci di cosa si tratta. Ci provo. Allora, intanto questo bando è stato emesso da poco ed è un bando sul turismo rurale sostenibile. Il GAL GVP, cioè GAL Valli Gesso Vermegnana e Pesio, ha emanato questo bando i cui beneficiari sono le micro e piccole imprese non agricole. Ora, intanto conviene parlare dei comuni interessati. I comuni interessati sono Boves, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante. Ho detto molto lentamente questi comuni perché è un'opportunità molto interessante con un contributo a fondo perduto. I partecipanti che abitano in questi comuni possono aderire a questo bando che può arrivare ad un contributo che si attesta ad un massimo del 40% della spesa ammessa. Ora, il sostegno verrà erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati, quindi bisogna effettuare gli investimenti, pagarli e rendicontarli. Su questa rendicontazione viene erogato, qualora ci siano tutti i presupposti, un contributo molto alto perché arriva fino al 40%. E io amo sempre ricordare il numero della CNA che è 0171 26 80 19, la sede provinciale sita in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo 52/I come Imola, dove vi verranno fornite tutte le informazioni possibili e immaginabili. Per prima cosa sarà effettuato lo studio di fattibilità del progetto per vedere se l'impresa ha la titolarità per procedere nella domanda. Parliamo un secondo degli interventi considerati ammissibili: investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, adeguamenti strutturali, ovviamente non di un'entità grandissima, impianti connessi a questo adeguamento strutturale, macchinari, attrezzature, strumenti di lavoro, veicoli destinati al trasporto di persone e strettamente funzionali al servizio attivato. Ci tengo a ricordare che quando il bando recita tra i beneficiari sono comprese delle micro, piccole imprese non agricole, ricordiamoci che gli artigiani non possono accedere a questo bando, ma qualsiasi impresa deve essere in qualche maniera collegata al turismo. Sono esclusi i bed and breakfast, ma le case vacanze o comunque qualsiasi attività che abbia anche solo una piccola attinenza col settore turistico può accedervi. Io a questo punto vi ho incuriositi, aspetto le vostre telefonate, ricordo il numero di telefono 0171 26 80 19 per fornirvi ulteriori ragguagli, per verificare se è possibile procedere nella domanda e eventualmente indirizzarvi ad altre possibilità di contributi, seppur magari più piccoli, o ad altri finanziamenti agevolati. Bene, noi la ringraziamo, salutiamo quindi Fernanda Fulcheri, responsabile dei bandi e dei contributi in CNA Cuneo. Grazie per essere stata con noi, a presto. Grazie a voi, alla prossima.
CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18:10 e ogni martedì alle 11:10.